quello che ho letto, ho visto io, diciamo, rispetto al tema dell'approvvigionamento, la materia prima, in rapporto alle sanzioni, qui impatta meno di quanto impattino altre questioni. Io credo che la questione più sentita qui correttamente sia quella energetica. Come impatta l'aumento dei costi energetici su aziende che sono energivore, no? Perché poi chiaramente l'impatto si riversa sul prodotto finale, e questo in un momento di, diciamo, ristrettezze, no? E rischia di frenare un comparto che sta andando molto bene. E dopodiché io sulle sanzioni so che le sanzioni rimangono diciamo, lo strumento più efficace del quale oggi la comunità internazionale dispone, ma dall'inizio Fratelli d'Italia continua a chiedere che il governo, diciamo, batta i pugni per un fondo di compensazione. Cioè, come ho detto altre volte, in questa crisi, anche all'interno, diciamo, dell'alleanza occidentale, ci sarà chi pagherà di più, chi pagherà di meno e chi, diciamo, ci può guadagnare. E come si distribuiscono le responsabilità, si devono distribuire, diciamo, anche i costi, no? Per cui io credo che serva un fondo finanziato dall'intero Occidente, quindi non solo dalla Commissione Europea, capiamoci, per compensare le nazioni che hanno maggiori problemi. Questo può aiutare a cercare approvvigionamenti da altre parti, ovviamente, come può aiutare sul fronte energetico, dove per esempio questa è una filiera che ha fatto un lavoro straordinario anche di sostenibilità, no? Ha dimostrato che la sostenibilità ambientale può andare di pari passo con la sostenibilità economica. Dopodiché però il tema rimane: noi avevamo chiesto un credito d'imposta pari all'aumento del costo della bolletta. Il governo ha fatto portato avanti misure molto più minimali, molto meno coraggiose dal mio punto di vista, però avere maggiori risorse sicuramente potrebbe aiutare.